posizioni anti-Covid non fermano certo l'entusiasmo di chi ama la musica live e le mascherine, seppure ci coprono ormai i visi in molte occasioni, lasciano scoperti gli occhi, vero specchio di ogni emozione. E sono tante quelle provate da chi non è voluto mancare a Musica per i Borghi, che nella 19ª edizione ha regalato 3 serate di concerti dal vivo. A partire da Deruta, da dove Musica per i Borghi mancava da ben 11 anni e dove in Piazza dei Consoli è andato in scena Perduto Amor, concerto omaggio a Franco Battiato. A interpretare i brani di Battiato è stata Roberta Di Lorenzo, cantautrice con all'attivo diversi album prodotti da Eugenio Finardi, accompagnata da Anais Drago, violinista che è esordito nel concerto di Musica per i Borghi Notte delle Chitarre. Con loro sul palco anche altri cantanti e musicisti, tra cui Alberto Radius, chitarrista, cantante, produttore e discografico, con il quale il cantautore siciliano collaborò nel corso della sua immensa carriera. Noi ci abbiamo messo il massimo impegno e sinceramente è stato un festival che di pieno successo, perché a partire dalla prima data a Deruta, con Perduto Amor, l'omaggio a Franco Battiato, la serata è stata stupenda. Qua allo Stadio Ceccarini abbiamo fatto il Joyful, è stata una serata che comunque ha visto molti spettatori. Abbiamo concluso con l'ospite di punta Francesco Renga, dove abbiamo fatto il tutto esaurito. Ricomincia nella notte questa storia, troppe volte mi ha tirato botte. Renga, accompagnato da Fulvio Arnoldi alla chitarra acustica e tastiere, Vincenzo Messina al pianoforte e tastiere e Stefano Brandoni alle chitarre, ha proposto un concerto in una speciale versione acustica e intima, abbinata ad una serata contro la violenza sulle donne. Un'altra immagine di te, un nuovo modo di vedere. Archiviata la 19ª edizione, Musica per i Borghi si prepara al 20ennale, dove, promettono gli organizzatori, non mancheranno le sorprese. Il prossimo anno è il 20° anno e dobbiamo superarci, come abbiamo fatto nei momenti più belli di questo festival. Cercheremo di riportare il maestro Vessicchio con dei personaggi di spicco della musica. Tutte le volte che sto con te. Ciao Marciano!